Buonasera, vi parla il caso Saltarelli, parlata Cassino dall'altra area di lavoro. E come nostra abitudine di venerdì parliamo di storia, storia identitaria, storia tradizionale, storia legittimista, storia soprattutto il nostro amato regno che è durato 7 secoli e mezzo. Ma questa sera però usciamo un po' dai canoni che usiamo sempre quando parliamo di storia, cioè attraverso usciamo dai saggi, usciamo dalla cronaca, usciamo dai temi storici, per parlare di una cosa un po' diversa, che io personalmente non amo tanto, e poi vi spiego perché, però ha la sua importanza e la sua rilevanza, soprattutto perché quando si leggono certe cose, andando dentro le pieghe, andando nelle seconde pagine nascoste, si riesce a capire molto, molto di quello che che è stato il clima e l'andamento sociale, ma soprattutto della vita quotidiana di quel periodo, del pensiero che dominante che c'era in quel periodo. E però, al mio solito, prima di parlare, di introdurre gli ospiti, questa sera ne sono due, abbiamo due ospiti importanti, cari amici, ma di grandissimo spessore, poi vi presenterò, faccio passare un breve video. Ma tu eri soldato? Sì, in un reggimento di fanteria. Hai fatto proprio la guerra? No, la guerra no. Dovevamo partire per la guerra. Ma Foggia, comandante e ufficiali sono scappati. Sono andati a combattere con i nemici. Ci hanno tradito. E noi ci siamo trovati soli. Ora eccoci qua. Bene, ecco, questo qua è un brevissimo video, una clip di uno sceneggiato tratto dal romanzo La signora Ava. È vero che parleremo soprattutto della letteratura posta in Italia, borbonica, però La signora Ava merita un particolare attenzione perché è stato pure girato in uno sceneggiato inizio anni 70 ed è un romanzo poco trattato, un romanzo molisano, ma molto molto interessante e anche importante, sia come lettura ma come sceneggiatura e come sceneggiato. E con chi ne parliamo questa sera? Ne parliamo con due illustri ospiti che sono due carissimi amici che spesso ci vengono a trovare e ci hanno dato un contributo importante per la riuscita di questa bellissima serie di trasmissioni che ormai è arrivata al terzo anno. E parlo del professor Gianandrea De Antonellis e di Mimmo Anfora. Buonasera, come state? Buonasera, bene grazie. Tutto Tutto bene? bene a tutti. Gianandrea, ma sbaglio, questa sera il tuo studio è diverso dal solito? Sì, sono a Benevento oggi, a casa dei Ah, questa sera miei. ti sei vestito da papalino. Sono fuori dal regno, anche se il Ducato di Benevento era molto piccolo, però in questo momento godo dell'extraterritorialità. Come era da noi Pontecorvo, no? Lo stesso destino, no? Enclave di Pontecorvo, che era in terra di lavoro. E come stai? Dove ti trovi adesso? Tu, originario della di lavoro di Carinola, poi stai in Sicilia, ma dove stai? Sempre solo al nord? Al Io nord, sono all'estero, sono in Padania, a eh! Una Verona. volta si diceva la Gallia ci salpì, la Gallia ci spadana. Fino agli inizi del Novecento, ancora. Dopo l'unità, fino ancora qualche anno dopo l'unità d'Italia, ancora si parlava di Gallia Cisalpina e Gallia Cispadana. Comunque, oggi, questa sera, facciamo questa trasmissione, questa puntata inedita sulla letteratura legata alle vicende post-unitarie borboniche. Perché? Perché è stata un'idea di Domenico Abra. Domenico, che ricordiamo, abbiamo fatto una trasmissione presentando il suo libro, parlando del suo antenato illustre, Francesco Saverio Anfora, che è anche lui eroe di Gaeta, abbiamo già parlato, è stata una bellissima serata anche quella. E, siccome
Ultimamente studiando molto la letteratura legata al periodo post-unitario, quindi vari Pirandello, Verga, Sciascia, Lampedusa, mi ha chiesto di fare una trasmissione parlando di questo fenomeno letterario, che era, diciamo, romanzi legati a questo periodo. E mi ha chiesto di poter ospitare un'altra persona esperta di letteratura. È ovvio che la mia prima cosa con cui il mio primo pensiero, devo dire insieme a Fernando Di Mieri, professore, è caduto su Gianandrea De Antonelli, perché anche con lui abbiamo presentato un paio di te molti testi, ma soprattutto Ernesto il Disingannato, che è Deuteronomio, ma credo che sia stato il primo romanzo borbonico post-unitario. Cosa vuoi aggiungere, Domenico? Come mai ti è venuta quest'idea? Sì, spesso quando si vuole giudicare la letteratura, diciamo, filo-borbonica, comunque che vuole un po' revisionare quel periodo storico, per prendere in giro appunto questa tendenza si parla del favoloso regno delle due Sicilie. Ecco, io allora non ho voluto scomodare gli autori filoborbonici, ma più che altro unitari, anzi partiremo proprio da un garibaldino. Ok, quando toccherà il mio Quando toccherà il tuo turno, sì, e quindi diciamo che. Ma sai, la tua idea è stata veramente apprezzata, anche da Gianandrea, che comunque l'ha accolta, gli è piaciuta e si è messa a disposizione per fare questa chiacchierata di un'ora insieme. E allora, noi l'abbiamo strutturato in questo modo: tutti e due gli ospiti sono esperti sia degli autori, diciamo, più famosi della vulgata dominante e anche quelli minori, però si sono divisi i compiti. E Mimmo, ti do in maniera molto affettuosa il diminutivo, Mimmo parlerà, diciamo, degli autori, quelli più conosciuti, quelli che vengono studiati a scuola, mentre il professore Gianandrea De Antonelis ci parlerà degli autori minori, ma minori per la vulgata dominante, ma non certamente per le loro qualità letterarie. E quindi ci dividiamo, faremo una specie di ping pong tra i due, per cercare di capire bene questo periodo storico, post-unitario, diciamo fino alla prima guerra mondiale, e come c'è stato un mutamento nella letteratura, ma anche attraverso la letteratura, il ripensamento di tanti unitaristi che alla fine hanno dovuto fare marcia indietro sull'opinione che avevano pre-1860. Però, prima di partire da questo, il professor Gianandrea Nannonessi ci farà giusto un excursus veloce sulla letteratura pre-1860 borbonica, giusto per introdurre questo argomento. Sì, io volevo semplicemente dire due cose, riprendendo quello che hai appena finito di dire, o meglio, hai detto all'inizio, cioè che la letteratura può sembrare qualcosa di secondario, è considerata per certi versi un'ancella della storia, una scienza minore storica. In realtà la letteratura ha la sua importanza, soprattutto dal punto di vista della propaganda. Pensiamo visto che parliamo di letteratura preunitaria, iniziamo parlando di letteratura preunitaria, il più grande romanzo dell'Ottocento è scritto in un periodo preunitario ed è ovviamente Sono i Promessi Sposi. E i Promessi Sposi hanno avuto un'influenza enorme al di là della mera storia per quanto riguarda la visione negativa, la conferma della leggenda nera sul periodo ispanico in Italia. Quindi la letteratura è uno strumento di diffusione delle idee o di propaganda estremamente importante e non va assolutamente sottolineato. Del resto, sempre nello stesso 1827, che è l'anno della prima edizione dei Promessi Sposi, della prima versione, esce anche la battaglia di Benevento, visto che siamo qua parlando appunto da Benevento, e parlando di questo libro, successivamente in un'intervista concessa a Marc Monnier, lo, tra virgolette storico del brigantaggio,
Guerrazzi, l'autore della Battaglia di Benevento, disse: io ho scritto quel libro perché non ho potuto dare una battaglia. Quindi lui riteneva che la letteratura fosse utile anche alla lotta politica. Parlando di letteratura borbonica, intanto dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando. Letteratura borbonica può essere intesa nel senso di letteratura nata, se parliamo dei Borboni di Napoli ovviamente, nella Napoli del periodo borbonico, quindi che va dal 1734 al 1861, e quindi la letteratura prodotta in quell'ambito, nell'ambito culturale favorito, qualcuno dirà represso, io dico favorito comunque dalla casa regnante, che era quella borbonica. Quindi abbiamo le opere del 700 dell'abate Galiani, dico per dire, i libretti che sottostavano alle opere liriche della scuola napoletana, le Cimarose di Paisiello, più tardi quelli delle opere di Donizetti e Rossini. Abbiamo romanzi come il Corrado Capece di Giacinto De Sivo, poi noto per i suoi scritti storici e per quello polemico in Napoletano di fronte alle Nazioni Civili. Corrado Capece, che tra l'altro riprende il tema della Battaglia di Benevento, che hanno in comune il fatto di essere nati nella Napoli borbonica. Un altro titolo che mi viene alla mente è L'Ebreo di Verona, che vide le prime puntate sulla civiltà cattolica, quando civiltà cattolica veniva pubblicata a Napoli. Se invece pensiamo a una lettura borbonica, e è stato detto anche filo borbonica, allora abbiamo un altro tipo di impostazione, cioè non è il momento storico in cui vengono prodotte le opere letterarie, bensì è un argomento che viene trattato, e viene trattato in maniera neutra, in maniera positiva e in maniera negativa. Esempi di testi in maniera neutra sono quelli che si ambientano nella Napoli borbonica. Penso alla Medea di Porta Medina di Mastriani, o a Giuditta Guastamacchia di Marulli, che tra l'altro l'ultimo dei quali testi sarà tra poco ripubblicato dalle edizioni D'Amico, che parlano di due efferati delitti accaduti nella Napoli di fine Settecento, 1793, 1799 o 1800, anno 1800. E la famosa, come titolo, è quello appunto di Mastriani, la Medea di Porta Medina, l'altra una sorta di Lady Macbeth di Porta Medina, Giuditta Guastamacchia, che è quella che viene decapitata e poi la cui testa, assieme a quella dei suoi complici, viene esposta nel vicolo della vicaria, per cui vengono chiamate le cape della vicaria, e adesso è nota come il fantasma di Castel Capuano, che si dice che ogni tanto appaia agli avvocati che si trattengono troppo a lungo negli androni di Castel Capuano. Quindi queste sono due opere che si svolgono nella Napoli borbonica, ma ovviamente non hanno un riferimento politico diretto. Quando c'è invece un riferimento politico positivo o negativo, allora abbiamo le opere filo-borboniche o antiborboniche, generalmente sono successive al periodo borbonico. Citerò Il resto di niente di Striano, sicuramente un'opera antiborbonica, mentre invece si possono ricordare le opere di Alianello come invece opere filo-borboniche. Gian Andrea, prima di dare la parola a Mimmo, Ferdinando Russo come lo colleghi? Ferdinando Russo ovviamente scrive dopo la caduta del regno ed è sicuramente un autore filo-borbonico. Decisamente un autore filo-borbonico, anche se in questa puntata, in questa nostra chiacchierata,
ci siamo concentrati sull'aspetto della narrativa. Il Russo scrive soprattutto poesie, ci sono alcune anche poesie. Cronaca, lui fa soprattutto la cronaca sulla Camorra, scrive grandissimo. Sì, ma allora non è esattamente letteratura nel senso che ci siamo preposti di prefissi di analizzare, cioè noi parliamo soprattutto di narrativa. La letteratura è molto vasta come termine, c'è il teatro, c'è la poesia, c'è il libretto per musica, eccetera. Diciamo romanzi, quindi ci stiamo con... chiedo bene, sono uscito fuori tema, chiedo scusa. E, prima della parola a Mimmo, volevo soltanto riprendere una cosa che hai detto tu, Gianandrea, la letteratura è strumento politico. L'opera di Manzoni ha un'incisività spaventosa contro il nuovo corso della Chiesa che diventava giansenista, ecco, per la cosa dell'Unità d'Italia. Io trovo un romanzo di un... saranno tanto alla fine, ne prendo tanto di insulti, di una noia mortale che ha creato un vulnus, cioè ha diffuso un virus nella gioventù terribile, cioè si parla, non si ride mai, là tutto disperazione, praticamente una tristezza quel romanzo, pare che la vita è una croce, una condanna dall'inizio alla fine, quello che oggi vive la gioventù di oggi, la società moderna, dove non si ha più voglia né di sognare, né di ridere, né di giocare. Io sono un po' legato al periodo, alla letteratura epica, dal mito e al vecchio detto, come dire, dell'arte, il vecchio detto napoletano, gente allegra di l'aiuto. Comunque, questo è il mio pensiero e così rimane. Mimmo, subito a freddo, ci sentiamo spesso, ogni tanto mi chiami che hai trovato qualcosa di interessante, veramente... ti stai appassionando su questo tema, grazie a te ho conosciuto pure ho visto anche lo sceneggiato I vecchi e giovani tratti da Pirandello. Obiettivamente, tra tutti questi romanzi che stai studiando, stai leggendo, qual è quello che ti ha colpito di più e quello a cui sei più affezionato? Ma io direi che considero fondamentale la trilogia della disillusione del risorgimento, cioè che parte con Federico De Roberto, che scrisse poco dopo l'unità, scrisse dopo una ventina di anni, che poi passa a Pirandello all'inizio del Novecento e infine con Tomasi de Lampedusa. Io li considererei sullo stesso piano di importanza. Federico De Roberto era di famiglia borbonica, lui nacque a Napoli nel 1861, suo padre era un ufficiale dell'esercito delle Due Sicilie, dello Stato Maggiore, se non sbaglio, che poi morì nel 1870 per un incidente. E, visto che la madre di Federico De Roberto era originaria di Catania, ecco, si trasferì da Napoli a Catania quando ancora era un bambino e crebbe lì anche nell'ambiente verista, perché conobbe Verga, Capuana, insomma, lui era un po' più giovane di Roberto, ma ecco, utilizzò questi grandi autori del verismo come maestri e camminò su quella linea. Metterei l'opera di Federico De Roberto come pietra angolare, lì c'è proprio la disillusione, no? C'è il fallimento e spiega anche come le famiglie che gestivano prima il potere continuano in una società che come make-up, come trucco, come esteriorità è cambiata, ma che nella sostanza invece ha sempre gli stessi parametri, ci sono sempre le stesse famiglie che comandano e ci sono sempre gli stessi poveracci che fanno la fame e che obbediscono. Beh, oddio, diciamo una cosa però, questo bisogna ammetterlo, Mimmo, che i poveracci poi facevano la fame nella disperazione nel posto in Italia. Prima non è che stavano nell'oro, ma comunque vivevano almeno in maniera dignitosa, che le politiche economiche dei Borbone comunque erano così innovative, erano così rivolte verso il popolo, che comunque che ancora oggi sono apprezzate e soprattutto sono state imitate,
che alla fine non possiamo dire che le cose sono migliorate. Ecco, se non ci sarebbe stata la disillusione, no? Non ci sarebbe stata la disillusione se poi le cose erano rimaste uguali. È stato, diciamo, dalla padella alla brace, per usare un termine molto semplice. Gianandrea, perdonami, ma tu mi hai dato delle indicazioni importanti, no? Parlare un po' di questi, diciamo questi autori minori, no? Cominciamo da Alianello. Che cosa possiamo dire di Alianello? Sì, allora, per riprendere quello che hai detto prima, anche perché insomma io ho sorriso alle tue parole di critica su Manzoni, e non vorrei che insomma venisse frainteso il mio riso. Quello è il mio pensiero, attenzione. E me ne assumo tutte le responsabilità. Sì, io considero Alianello, in una intervista registrata proprio in questa sede, in questo stesso studio, vari anni fa, mi sembra nel 2011, se non vado errato, fatta dal nipote di Alianello, che è un regista, che fece un documentario sul prozio, e mi volle intervistare per parlare appunto del prozio, e io affermai, e ribadisco l'affermazione, che Alianello è il più grande autore del secondo Novecento italiano. Questo lo dico senza rimorso, lo ripeto senza rimorso, e ricordo una critica che venne fatta nei suoi confronti, un giudizio critico di alto livello, dalla rivista Studium, che paragonava la sua prosa a quella di Manzoni e di Onore de Balzac. Allora, spiego cosa penso di Manzoni. Dico, com'è possibile che venga considerato minore un autore paragonato al più grande autore italiano dell'Ottocento, cioè Manzoni, e al più grande autore francese dell'Ottocento, cioè Honoré de Balzac? Il problema è che la cultura italiana, non solo italiana, l'estetica contemporanea identifica il bello con il nuovo. Quando si scrive qualcosa di nuovo si crea qualcosa di bello. A mio parere non è così. Il bello è bello in sé. Fare un quadro di se qualcuno fosse capace di fare un quadro come faceva Caravaggio, non dovrebbe essere messo da parte perché ha ripetuto qualcosa che altri avevano già fatto, perché farebbe qualcosa di bello. Se uno taglia la tela in due, fa qualcosa di nuovo, indubbiamente, e nessuno, almeno prima di Fontana, ci aveva pensato, però a mio parere non fa qualcosa di bello. Per cui le novità vengono incoronate, e allora abbiamo avuto il futurismo, abbiamo avuto nei tempi più recenti il fenomeno dei cannibali, e qualsiasi rottura dell'armonia piace perché è nuova, ma è un nuovo che rimane fino a se stesso. Alianello non era nuovo, aveva il difetto di non essere nuovo, però la sua prosa è la migliore prodotta in Italia nel periodo in cui lui scrisse. E lui ne era abbastanza conscio, e questo comprendeva anche il fatto che la critica di sinistra poi lo avesse bollato come un autore reazionario e quindi gli desse conto. Questo lo scrive lo scrittore o della solitudine, che è una sorta di diario intimo culturale che lui pubblicò per le edizioni paoline. Ora veniamo appunto alla sua opera. Lui spazia da vari ambiti, passa da quello religioso a quello psicologico-spiritualista della prima opera,
a quello invece storico e critico della, della storia, quale quello realizzato nella trilogia borbonico, meglio quadrilogia, che inizia con la, l'alfiere, prosegue non con, la serie di racconti Soldati del Re, che però si ambientano non nel 1860 come l'alfiere, ma nel 48, poi ha una prosecuzione, diciamo, dell'alfiere, che è l'eredità della priora, e infine che si svolge nel periodo del brigantaggio, cosiddetto brigantaggio, quindi nel 61, e infine si fa un salto di un trentennio e si arriva al 90, tra 94 e 96 di fine secolo con l'inghippo, che è a tutti, in tutti i sensi un'opera borbonica, perché anche se non si parla di guerra a Gaeta o in Sicilia oppure di brigantaggio in Lucania, comunque le problematiche relative all'unità e la critica feroce dell'unità e del mondo che viene dopo l'unità, criticato anche da altri autori come appunto De Roberto, come Pirandello, soprattutto direi il principe Lampedusa, però non è fondamentale all'interno del testo. Quindi secondo me si può definire anche l'inghippo borbonico, un romanzo borbonico, nonostante si svolga a Roma nel 1896. Gian Andrea, prima di ripassare la parola a Mimmo, tra le opere di Alianello, qual è quella che ti piace di più? Quella che, a cui sei più legato, diciamo, dai. Se si può fare una classifica, anche affettiva, no? Un motivo, dice, la prima opera che mi viene in mente di Alianello è questa. Guarda, io, se mi permetti un episodio personale, un aneddoto personale, per cui spiego perché amo più di tutti l'alfiere, anche se l'alfiere qualcuno lo vede come opera giovanile, in effetti fu il primo romanzo scritto da dell'ambito borbonico scritto da Alianello, e quindi lo vede come un'opera, insomma, della gioventù, ma io lo lessi che ero abbastanza giovane. Ricordo che a un certo punto ero così attratto alla lettura che ero stanco, ero arrivato alle 3 di mattina a leggere l'ultimo capitolo, alla fine un capitolo, e non compresi che una frase era reale, invece le detti un significato metaforico. Adesso non vorrei rovinare la sorpresa a chi magari non l'ha letto ed è incuriosito dalla lettura del romanzo. Comunque, di un personaggio si dice il colpo l'ha presa in pieno petto, ed era un colpo di moschetto. Io interpretai il colpo come un colpo del dispiacere, del distacco, e quindi non compresi come il personaggio sarebbe di lì a poco morto. Il distacco era questo personaggio, una fanciulla, e l'alfiere. L'alfiere se ne torna a Napoli e lui vive i successivi capitoli senza sapere della morte di questa ragazza. Per cui io mi sono identificato nel personaggio senza anch'io sapere che cosa era successo nel corso di questa sua rocambolesca fuga. E quindi quando il protagonista Pino Lancia viene a sapere della morte di questa ragazza che piano piano inizia ad amare, e ha un colpo, in questo senso, in questo caso metaforico, ed io ricordo che ebbi lo stesso colpo. Ricordo che in quel momento ero in treno, stavo andando da Milano a Parma, e smisi di leggere, mi guardai tristissimo
la Padania, la pianura padana che scorreva, ed ero triste come era triste Pino Lancia, che invece, dopo aver saputo la triste notizia della morte dell'amata, va a sfidare su una barca sul Volturno le sentinelle piemontesi, si mette a cantare la canzone che aveva cantato al verone della fanciulla, e stupisce gli astanti, che dicono quanto è coraggioso il nostro alfiere, che ha il coraggio di insultare, di prendere in giro i piemontesi andando a cantare in faccia a loro senza paura di una moschettata. In realtà lui lo fa per estrema tristezza, quasi sperando in una moschettata che lo tolga dal dolore che ha in quel momento. E quindi c'è stata questa identificazione, per cui personalmente, anche se magari ha una scrittura un pochino più acerba rispetto alla grande maestria che dimostra nelle opere successive, io sono legato e rimarrò sempre legato alla fine. Scusate la parentesi. No, ma figurati, è bellissima questa parentesi. Questo è il classico esempio che alla fine le opere letterarie, che possono essere artisti di qualsiasi genere, che sia romanzo, saggio, oppure opere musicali, pittoriche, appartiene non a chi le fa, ma a chi ne soffruisce. Questo è il caso. E ricordiamo che fu fatto un bellissimo sceneggiato all'Alba della Rai, l'Alfiere, con una giovanissima Monica Vitti che faceva la parte di Maria Sofia, un giovanissimo Nino Manfredi, insomma è stato un caio, è un bellissimo sceneggiato, però proprio della parte finale non credo che fu fatto. Mimmo, con te proseguiamo sul trasformismo allora, perché poi si può dire che il romanzo principe trasformismo italiano è questo, l'ha scritto questo signore qui, Tommaso di Lampedusa. Il gatto padre. Diciamo che anche De Roberto parla del trasformismo, ne parla. Ma ne abbiamo parlato prima, poi proseguiamo. Sì, con Tommaso di Lampedusa, diciamo, c'è la visione machiavellica, no, della politica, e c'è quella frase famosa: se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. E c'è la chiave di lettura che la possiamo utilizzare appunto nel romanzo di Tommaso di Lampedusa, ma che si può utilizzare anche negli altri. Lo vediamo nel personaggio di Consalvo, ad esempio, del duca d'Oroega, nei Dice Re, o lo vediamo anche nei personaggi che ci racconta Pirandello, che cercano di scalare, di arrivare a Roma. In sostanza sono gli stessi che nel periodo borbonico organizzarono le rivolte, furono perseguitati, tante volte dovettero patire l'esilio e il carcere, che poi divennero, si trasformarono nei carnefici. Ad esempio, un personaggio poco citato ma fondamentale nel romanzo di Pirandello, I vecchi e i giovani, è Francesco Tacchi, cioè Francesco Crispi, che era stato appunto perseguitato nel 48, nel 60 aveva organizzato le rivolte, nel 93 è quello che poi firma lo stato d'assedio e che manda appunto le truppe a soffocare la rivolta. Io volevo invece dire anche qualcosa sull'aspetto sociale, sull'elemento sociale, che secondo me è stato fondamentale poi nelle dinamiche anche militari del periodo risorgimentale al sud, perché illuse molti, c'erano gli idealisti, ma c'erano soprattutto i braccianti. Vediamo quanti braccianti, ad esempio, si arruolarono in Sicilia o in Calabria, in Basilicata, con la speranza dei cambiamenti. E io volevo citare due autori, uno minore, che è Giuseppe Cesare Abba, che fu però il più importante dei memorialisti garibaldini assieme a Bandi, e l'altro un autore importante come Giovanni Verga. Di Cesare Abba voglio raccontare
un aneddoto che lui stesso ha scritto nella sua opera più importante, che è Noterelle di uno dei mille, cioè racconta appunto l'impresa dei mille. E lui ha un incontro una settimana dopo la battaglia di Calatafimi con un frate alle porte di Palermo, e lo invita, no? Gli dice: vieni con noi, vieni, c'è anche un altro frate, c'era frate Pandaleo che era stato nominato cappellano, vieni con noi. Ma questo fraticello, questo frate Carmelo, non si convince. C'è, secondo me, una chiave del Turan anche qui, quando Abba gli dice: vieni, perché noi stiamo facendo un solo territorio, un solo popolo, noi faremo costruire appunto scuole, ferrovie. E il frate gli dice: il popolo cosa se ne farà delle scuole se non ha ancora il pane? E alla fine gli dice: la guerra non va fatta contro i borboni, ma va fatta dagli oppressi contro gli oppressori, grandi e piccoli, non solo a corte, ma in ogni villa, in ogni paese, in ogni borgo. Ecco, alla fine il frate non ci va, non accetta di arruolarsi e rimane nel suo convento. Chi ci parla anche dell'aspetto sociale? Ce ne parla Giovanni Verga. Giovanni Verga apparteneva a una famiglia cadetta nobile di proprietari terrieri, ed era un convinto unitario e liberale, anche se pensava a una condizione sociale immobile, cioè le cose non potevano essere cambiate. E lui ci racconta un episodio fondamentale di quello che poi fu la campagna del 60, cioè i fatti di Bronte, che sono quelli più famosi a Bronte, ma che coinvolsero tantissimi comuni, ad esempio Paternò, Regalbuto, Caccamo e tanti altri comuni. E lo racconta nella novella Libertà. In effetti lui modifica alcune cose che possono sembrare un po' superficiali, ma che invece secondo me sono sostanziali. Ad esempio, lui narra che i rivoltosi uccisero una donna con il bambino gettandolo dal balcone. In effetti i rivoltosi uccisero 15 adulti, tutti maschi, non c'erano minori, non c'erano donne. E poi quando parla dei rivoltosi non cita l'avvocato Lombardo, che fu fondamentale. L'avvocato Lombardo era il capo della fazione comunista, non intesa come il comunismo del Novecento, ma comunista perché richiedeva le terre che erano proprietà del comune, per la suddivisione fra i braccianti, e si opponeva a quella del duca di Bronte, cioè di Nelson, dei successori di Nelson. E fu, come ricordiamo, uno di quelli condannati e poi fatti fucilare da Bixio. E fra i fucilati ci fu anche lo scemo del villaggio. E invece Verga scrive che fu un nano, perché il nano raffigurava un po' il male, no? Nella società arcaica di quella Sicilia del 1860. Io volevo leggere appunto quella che è la chiave di lettura. Dopo la rivolta c'è il processo che si tiene a Catania con gli altri rivoltosi che sopravvivono, e fra questi c'è il carbonaio. E il carbonaio cosa dice? Mentre tornavano a mettergli le manette, balbettava: dove mi conducete? In galera. O perché? Non mi è toccato neppure un palmo di terra, ma se avevano detto che c'era la libertà. Ecco, c'è questa differenza di interpretazione della parola libertà, che per i rivoluzionari che venivano dal nord, libertà voleva dire costituzione, voleva dire parlamento, voleva dire magari una scuola in più; per i braccianti del sud voleva dire la terra e quindi il pane. Sì, diciamo che c'è anche una buona dose di positivismo nel Verga, quindi non è che stiamo parlando di uno che alla fine, sai, il nano, il coso, lui faceva parte comunque di quella parrocchia, un pensiero agnostico, positivista, quindi elitario e anche razzista. Quindi diciamo che l'unica cosa di Verga, che comunque grande penna, ha comunque avuto il coraggio di scrivere quello, le cose come andava. E Gianandrea, proseguendo su dei nomi che ci ha indicato, sul Marulli invece pure lui ha fatto delle opere importanti.
Sì, Marulli è un autore napoletano della seconda metà dell'Ottocento, è figlio proviene da una famiglia nobile, i conti di Barletta, di Richelieu. In questo momento non sono sicuro di quale 2B sia quella giusta, chiedo scusa. Comunque, insomma, una famiglia nobile che aveva dato a vari generali all'esercito napoletano e poi delle due Sicilie. Il fratello Gennaro combatteva con la spada e combatté a Gaeta. E fu costretto poi a ritirarsi dal castello di famiglia per evitare di subire, dopo la fine della guerra, di subire la vendetta degli unitari perché rifiutò di entrare nell'esercito italiano. E lui invece, combatté in qualche maniera nel suo piccolo con la penna. Ed è presumibilmente lui l'autore del romanzo Ernesto Disingannato, che è il primo romanzo tra virgolette borbonico della letteratura italiana e invece il primo romanzo carlista. Perché metto le virgolette a borbonico? Perché per evitare la censura non parla mai positivamente direttamente dei Borbone, ma parla male dei Savoia, cioè nella fattispecie il protagonista è disingannato in quanto è un giovane che in buona fede viene avvicinato da agenti della propaganda liberale e diventa egli stesso un agente di propaganda. Però si rende poi conto che quelli che lo hanno usato non sono interessati ad avere la libertà, anche se molto astratta, che viene dall'unità, bensì ad approfittare delle ruberie che possono fare nel corso degli anni in cui hanno rovesciato il governo legittimo per instaurare quello garibaldino cavourriano. Quando egli ha il coraggio di denunciarli, non riesce a perdere, gli vengono sottratti i documenti che provano i furti compiuti da questi caporioni dell'unità e egli alla fine finisce in galera per calunnia. Nella seconda parte, che si svolge la prima parte si svolge appunto dalla fine degli anni 50 e 1961-62, la seconda parte invece si svolge nel 10 anni dopo, nel 71-73, e cambia completamente lo scenario, non è più un romanzo borbonico, ma diciamo diventa un romanzo carlista a tutti gli effetti, perché il protagonista si rende conto che a 10 anni dalla caduta del regno non è possibile una immediata restaurazione del regno delle due Sicilie, ma sarebbe possibile una restaurazione immediata che passi attraverso il ritorno ai re legittimi tradizionalisti in Spagna prima, in Francia dopo, con poi l'intervento di Francia e Spagna in Italia per restituire il trono di Roma al pontefice e quindi i vari troni alle varie dinastie che erano state aggredite dal Piemonte. Quindi questo è Marulli. Peraltro Marulli ha scritto anche un romanzo che è il primo romanzo, uno dei primissimi, se non proprio il primo, se la contende con un altro di Gagliardi, il primo romanzo in lingua napoletana, anzi in vernacolo della letteratura italiana. La letteratura napoletana è antichissima, ma ha prodotto soprattutto teatro e poesie, più racconti, famosi racconti della Cosillecheata e in precedenza del Pentamerone, che peraltro viene meritoriamente riproposto in questi giorni dal sito dell'Associazione Terra di Lavoro.
però mancava un romanzo vero e proprio. Il romanzo Lugundo de Ricundis, Lugundo de Ricundis stiamo riprovando. Il Cundi, appunto, sì, Pentamelone. Il primo romanzo, invece, romanzo scritto non in toscano, ma in una delle lingue dell'Italia, delle altre lingue d'Italia, è Il filantropo della Pignasecca o La notte di Pedigrotta di Giacomo Maroni, scritto appunto in napoletano, che precede di qualche anno un romanzo invece scritto in milanese, con la differenza che il romanzo milanese, senza nulla togliere, è poco interessante perché è finalizzato essenzialmente al recupero dei vocaboli, mentre il romanzo napoletano ha una sua dignità di narrazione. In quel caso, per esempio, la critica che fa Marulli è una critica indiretta. Lui non critica direttamente, non esalta i Borboni, appunto per evitare questioni di censura, però fa notare come sia peggiorata la situazione della criminalità tra il governo di Ferdinando e Francesco di Borbone e quello di Vittorio Emanuele. Non dimentichiamo quello che subirono i filoborbonici in quel periodo, a cominciare dalla maschera di Pulcinella, che fu chi si vestiva di Pulcinella, che era comunque borbonico, venivano massacrati di botte e furono costretti anche a scappare via da Napoli in quel periodo. De Santis fece una persecuzione su quello che era tradizionale identitario a cui già Pulcinella, dalla musica popolare, dal popolo e da tutto. Mimmo, eccomi qui. Ecco, te, guarda, facciamo una cosa, facciamo un passo in avanti per poi chiudere con un mostro sacro della letteratura italiana. Parliamo un attimo di questo signore qua, di Carlo Levi. Perché Carlo Levi per te lo senti importante? Carlo Levi fece un'esperienza particolare, no? Perché lui non solo fece un viaggio nello spazio, da Torino a un paesino della Basilicata, fece uno spazio nel tempo. E lo disse pure lui, lo disse nel grandissimo romanzo che ha scritto. A Galeano il tempo si era fermato, ma si era fermato a quando? Forse addirittura prima che venissero i greci. Cioè, quelli erano i popoli, la popolazione che viveva all'interno della Basilicata erano i popoli pre-italici. Quei popoli che non sono stati intaccati dalla venuta dei latini, dei greci e di tutti gli altri invasori, e lui si calò perfettamente in quella realtà. Lui veniva da una realtà, appunto, a Torino, dove lui faceva l'artista, faceva, era medico, perciò una città grande dove c'erano le automobili, dove c'era la luce, dove c'era l'acqua corrente a casa, c'era il bagno, e andò in un posto che in cui lui regredì in effetti forse di centinaia di anni, però lui riesce a cogliere esattamente l'anima di quel luogo e di quei tempi che viveva. Lui dice che gli abitanti, i contadini, i braccianti della Basilicata vivevano le guerre in cui il governo italiano li inviava in giro per il mondo e per il Mediterraneo come delle disgrazie, come la grandine, come il ghiaccio, la neve, la tracimazione di un fiume. E l'unica guerra invece che ricordavano come propria era quella del brigantaggio. Ecco, quelli erano i loro eroi, quelli erano i loro ideali. E lui lo spiega soprattutto nel dialogo che si gode anche nel film, che secondo me è un capolavoro, di Francesco Rosso, del 69, con il podestà, al quale gli dice quei nomi che ci sono lì nel monumento ai caduti, quei nomi la gente li vuole quasi rimuovere, dimenticare, anche se sono i propri cari, perché quelle guerre non le riconosce. Ecco, l'unica guerra che riconosce è quella dell'insorgenza.
Sai, Mimmo, c'è un passaggio che però che io che a lui sfugge, perché purtroppo lui comunque rimane un padano, rimane un cisalpino, poi influenzato dalla sua ideologia politica che poi mette sul sociale e tutto il resto. Lui ha trascurato un fatto molto molto importante, che è legato al fatto dei popoli pre-italici, popoli italici, quello che vuoi. La gente era legata al mito, perché da noi nasce prima il mito e poi la storia. Quindi per la gente di quel posto, di quel luogo, i briganti insorgenti di qualche decennio prima stanno tranquillamente nel tempio del mito. E questo passaggio a lui gli sfugge. E lo mette sul sociale, su cosa? Non se ne, gli sfugge perché purtroppo, non è che puoi sapere tutto. Aveva colto la questione della purezza dei popoli pre-italici in pieno, di cui rimane folgorato. Ecco perché tutti rimangono folgorati, ecco perché la tradizione d'identità sarà la nostra salvezza e l'unica forma di libertà. Però gli sfugge proprio il fatto che comunque da noi nasce prima il mito e poi la storia. Dal mito c'è il mito, da lì si comincia a narrare la storia. E per quella gente, come per noi, quei personaggi che hanno fatto che hanno costruito l'insorgenza sia del 99, del decennio francese e del 60, sono entrate nel mito. Gianandrea, parlare di letteratura, di tutto quello che è stato scritto, secondo me, finiremo domani mattina alle 4, quindi tratteremo l'ultimo personaggio, autore che ci hai segnalato, che è Mezzanotte. Cosa ci puoi dire di quest'autore? Chi è? Io Luigi personalmente, dalla mia Mezzanotte, altissima ignoranza, non lo conosco per niente. per questioni di tempo, ometto la storia delle opere di Luigi Mezzanotte e mi concentro soltanto su un passaggio fondamentale dell'opera forse più conosciuta sua, che non è molto conosciuto. È un autore chietino della seconda metà dell'Ottocento, abbastanza prolifico, decisamente prolifico, che in un caso scrive un capitolo molto interessante della sua opera appunto più nota, che è La tragedia di Senarica, laddove Senarica è il nome fittizio che indica Chieti, e che pone di fronte uno zio e un nipote che hanno uno scontro. Diciamo così, dovuto all'eredità del fratello dello zio, il quale fratello è morto lasciando i propri averi senza figli al fratello borbonico e non al fratello liberale. Parliamo, la storia si svolge negli anni, alla fine degli anni 80 dell'Ottocento, quindi le lotte di insorgenza sono qualcosa del passato, e così pure ovviamente le rivolte mazziniane precedenti, però è un passato che continua a essere, che ha aperto una ferita che continua a sanguinare. Orbene, c'è il nipote idealista che affronta lo zio concreto, il figlio borbonico, che però è un pezzo grosso del paese o della città, e con molta arroganza gli dice che insomma gli ha rubato l'eredità, che non era giusto, che lui si è approfittato della situazione in passato, che ha costretto il padre a vendergli le terre a poco prezzo. E lui, lo zio, l'anziano zio, con calma gli dice: guarda, io potrei buttarti fuori di casa per come ti stai comportando, ma non lo faccio, ti voglio dare una risposta. Adesso siediti e ascoltami. E gli fa un discorso molto pacato, ma che è esemplare e secondo me merita di essere antologizzato e fatto conoscere alle nuove generazioni. Gli dice sostanzialmente, poi invito alla lettura, magari tramite l'ottimo sito della Terra di Lavoro si potrebbe far conoscere questo passaggio. Siamo qui a braccia aperte. Iniziamo a dire che io e tuo padre
abbiamo avuto lo stesso. La differenza tra me e tuo padre è stato che io, appena ho avuto il mio, mi sono messo a lavorare e ho lavorato dalla mattina alla sera per accrescere quello che avevo avuto e mantenere la mia famiglia. Tuo padre invece passava più tempo al caffè a discutere di politica che a lavorare, e questo è un primo elemento. Secondo elemento, io ho cercato di fare un matrimonio consono, normale, civile, con una persona di pari grado. Lui ha voluto fare questo matrimonio di affetto, di amore, di passione con un'attrice, però questo non gli ha portato niente, quindi per questo io mi sono trovato in una situazione più florida della sua. Secondo, lui continuava a vantarsi sui rapporti che aveva con la giovane Italia, quando noi tutti dicevamo di evitare di divulgarli a 4:20. Di conseguenza poi lui ha avuto dei problemi, e anzi sono stato io a salvarlo da una carcerazione, perché mi andai a casa sua, presi tutte le sue carte e le nascosi. Forse ho fatto male a averlo fatto, perché se l'avessero arrestato sarebbe rimasto in carcere calmo e buono fino al 1860 e poi sarebbe uscito eroe e adesso sarebbe al Parlamento italiano. Comunque, lui dice, il nipote si ribella e dice: ma come, mio padre è un idealista, ha fatto il matrimonio d'amore perché è una persona romantica, si è speso per la patria. Ah, si è speso per la patria, ma lui aveva anche una famiglia. Allora dimmi, tu saresti disposto a dare tutto per la tua patria? Sì, benissimo. Ma se tu venissi meno, la lotta per la patria si fermerebbe? No, continuerebbero, farebbero altri. Bene. Se invece tu venissi meno, la tua famiglia ne risentirebbe? Sì. Allora vedi che tuo padre non è affatto una persona per bene, un idealista, ma anche è stato un egoista e un malvagio, perché avendo una famiglia avrebbe dovuto pensare prima alla famiglia e poi alla patria. L'unità d'Italia è stata fatta per 2/3, dice lo zio, da persone che non avevano niente da perdere, degli avventurieri, e per 1/3 da persone illuse. Diciamo che il giudizio che dà Mezzanotte è abbastanza ottimistico. E prosegue infine concludendo e dicendo: la famiglia è al centro e la piccola patria parimenti è fondamentale. Allora pensiamo a Senarica, cioè a Chieti. Nel 1870 è stata fatta l'illuminazione a gas. Chi l'ha fatta? L'ho fatta io, perché era diventato un membro del consiglio comunale. Poi è stata fatta la pavimentazione del centro, chi l'ha fatta? L'ho fatta io. Poi è stata messa la stazione, chi l'ha fatta? Grazie a me. Come è stato fatto? Grazie a me. È stata messa l'accademia militare, chi l'ha fatto? È stato grazie a me. Insomma, io nel mio piccolo, pur essendo, come dici tu, un borbonico, ho fatto per la mia patria concreta, il mio paese, molto più di quello che ha fatto tuo padre, che si è iscritto alla Giovane Italia, è stato poi esule, ha parlato, ma non ha combinato niente. Voi parlate di libertà, di grandi ideali, ma in concreto non fate niente. Se tutti i patrioti, sedicenti patrioti, avessero fatto il piccolo per la propria terra concreta di origine, anziché parlare di patria, di unità, eccetera, eccetera, saremmo avanzati molto di più di quanto non siamo avanzati con il vostro patriottismo, che è un patriottismo vuoto, che non ha niente di concreto e non è assolutamente utile. Mentre dicevi questo bellissimo passaggio, mi venivano in mente due cose. Primo, il famoso film che forse è il più bello del romanzo, Noi credevamo, no? Quando il protagonista, che interpretato da Luigi Locascio, torna nel paese e trova la miseria della sua famiglia, perché che praticamente era rimasto tutto si era stato venduto al nuovo padrone del territorio, perché lui doveva fare idealista.
E poi una vecchia frase napoletana che dicevano a Napoli: caro compagno, i fatiche e tu magno. E mi viene in mente anche questo. Bellissimo questo passaggio. Sì, vorremmo, se ci dai una mano, che ci dai veramente una mano importante su queste cose, pubblicheremo qualcosa di mezzanotte, che questo passaggio è veramente importante, molto semplice ma efficace. Adesso Mimmo, poi l'ultimo personaggio ne parlerei tutti e due insieme. Mimmo, adesso passiamo a questo personaggio qua, a Pirandello. Grazie a te ho conosciuto questo romanzo vedendo lo sceneggiato di Vecchi e Giovani. E, diciamo, ricordiamo che Pirandello è quello che poi coniò il termine bancarotta patriottica. Ma qui non vedo la delusione o disillusione. Qui lui in questo romanzo è proprio arrabbiato e inferocito. Cioè, è terribile questa domanda. Non salva nessuno. Se non alla fine, il personaggio che adesso non mi ricordo il nome dell'autore, è rappresentato da Stefano Santaflores, che alla fine è la peggiore figura del romanzo, che è quello che poi uscirà vincente, perché riuscirà a riciclarsi sposando la sorella del possidente delle miniere di zolfo, che si può dire, essendo scritto nell'inizio del Novecento, si può dire che praticamente è l'italiano al potere oggi, la mediocrità di chi sta al potere oggi in Italia. Sì, la rabbia che esprime questo romanzo si spiega nella storia della famiglia di Luigi Pirandello, no? Sia da parte di madre che da parte di padre. Il nonno materno era stato fra i rivoltosi del 48, fra i più importanti rivoltosi del 48, ed era stato uno dei 43 non amnistiati poi da Ferdinando II, tanto che era stato costretto poi a scappare in esilio a Malta, dove era morto anche abbastanza giovane, non aveva compiuto neanche i 50 anni, consunto anche dalla miseria. E la madre aveva 4 fratelli, tutti e 4 si arruolarono con Garibaldi. Lo stesso padre di Luigi Pirandello si arruolò con Garibaldi, faceva parte dei carabinieri genovesi. Ecco, dopo 30 anni lui tirò un po' le somme, no? di quelle che erano state le premesse e le promesse del movimento liberale unitario, e poi quello che era la Sicilia, appunto. Siamo nel 1890, 92, 93, quando sicuramente le condizioni sono peggiorate tantissimo. E lui utilizza alcuni personaggi chiave, Cosmo, che era praticamente lo zio disilluso, che vive in un mondo a sé. Guardiamo il periodo, diciamo, gli spettatori, parliamo del periodo dei fasci siciliani. Esatto. Lui praticamente unisce, Pirandello mette a confronto le promesse che fece Garibaldi, con la suddivisione delle terre, con le riforme sociali, e quello che poi fu il movimento dei fasci dei lavoratori siciliani. Cioè, i fasci dei lavoratori siciliani erano quello che avrebbe dovuto essere il movimento liberale e rivoluzionario, che non fu. Anzi, abbiamo visto che ci furono dei personaggi importanti come Crispi, che da perseguitati divennero carnefici, persecutori. E un personaggio anche fondamentale del romanzo è appunto Roberto Auriti, che rappresenta nella vita reale lo zio materno di Pirandello, sarebbe Rocco, lo zio Rocco, che si arruolò giovanissimo fra i mille, era ancora adolescente, e poi tenta la scalata politica, come vediamo anche un po' nel Gattopardo e nei Viceré, ma che fallisce questa scalata, e poi addirittura viene coinvolto negli scandali della banca romana. Se Verga e De Roberto avevano raccontato quello che era stata la disillusione, dunque l'utilizzo della libertà come pretesto per i proprietari,
mantenere e anche aumentare il proprio potere poi con i Savoia, per Pirandello ci fu un'incombenza ancora maggiore, cioè raccontare il tradimento degli ideali e raccontare lo scandalo finanziario. Si trovano di fronte due generazioni, quelli che hanno fatto il risorgimento anche con sacrificio e che poi hanno gestito malissimo la cosa pubblica, e i giovani che si ritrovano disorientati di fronte a questa triste realtà, come appunto Roberto Auriti, che poi fu arrestato. Devastante, ecco, intanto faccio passare pure la fotografia, se la trovo, dello sceneggiato. Devastante è stato il finale di quel che era quel servo, quel garibaldino, una verità amara, proprio mentre la barca riparte un'altra volta, quella verità amara che lo sconvolge, che addirittura perde la vita a causa dei suoi, alla fine in maniera metaforica, per colpa dei suoi ideali. Esatto, il personaggio, sì, un altro dei personaggi chiave è Mauro Mortara, che era il guardiano della villa della famiglia nobile, appunto, di cui narra Pirandello, di Laurentano, e che aveva partecipato a tutte le imprese, si era arruolato coi mille, ma che alla fine era così legato a questa illusione di cui parla poi lo zio Cosmo, no? Questa illusione, che non si voleva disilludere. Quindi si indossa la camicia rossa, indossa le medaglie e va addirittura contro i braccianti che fanno parte dei fasci di lavoratori. Ma non viene ucciso dai braccianti, viene ucciso dai bersaglieri, che non riconoscono quell'uomo. Quando lo vedono con questa camicia rossa, con le medaglie, dicono: e chi è questo qui? Chi è? Non lo riconoscono. Sono passati 30 anni, sono stati dimenticati gli ideali, sono stati dimenticati gli obiettivi. Ecco, è un'altra realtà, un'altra società. Vabbè, c'è da dire che i bersaglieri, l'Unità d'Italia e i Savoia immediatamente fecero la persecuzione dei bersaglieri, dei garibaldini. Lì ci fu la disputa tra Vittorio Emanuele e Cavour, perché Vittorio Emanuele voleva creare l'esercito del meridionale con i garibaldini, Cavour si oppose e ci fu la caccia al garibaldino. Infatti un motivo per cui Carmine Crocco, da garibaldino, divenne brigante insorgente. Sentite, adesso andiamo verso la fine. Ricordo un autore contemporaneo morto da poco, Camilleri, che anche se in maniera sfumata, poi nella fine della sua vita ha cominciato a fare proprio delle dedicazioni pro borboniche importanti, però in alcuni suoi sceneggiati, in alcune sue opere letterarie, si intravede un suo filo, piccole simpatie borboniche, non in maniera così sfacciata, però si intravede. E a tutti e due voglio fare una domanda su un altro personaggio che comunque alla fine, pur essendo un uomo progressista, pur essendo un uomo di sinistra, ha trattato in maniera molto reale, molto concreta la fase pre e post unitaria. Parliamo di Sciascia, un'opinione a tutti e due. Iniziamo con Domenico. Mimmo, che mi puoi dire su Sciascia? Sciascia cammina sulla stessa linea degli autori che abbiamo ricordato, cioè di Verga, De Roberto, Tomasi Lampedusa e soprattutto di Pirandello. Perciò c'è quel pessimismo, quella coscienza che gli ideali del risorgimento sono stati totalmente traditi, e perciò che non solo non hanno cambiato nulla, ma che hanno peggiorato la situazione. Se guardate addirittura un'intervista della Rai di Sciascia degli anni 80, fine anni 80, quando gli parlano di Garibaldi, vedi proprio la sua faccia che reagisce con un'espressione, quasi con un ghigno, no? Di rabbia. E lui la esprime poi nel suo racconto Il 48, che fa parte appunto di una raccolta di racconti che pubblicò alla fine degli anni 50, in cui c'è un protagonista che è un barone, un signorotto prepotente, è il figlio del suo giardiniere. Figlio del suo giardiniere che aderisce appunto all'impresa dei mille e che aspetta finalmente la vendetta, cioè vuole vedere Garibaldi che imprigiona questo barone prepotente e magari lo fa fucilare. Invece la dinamica non si svolge così. Il barone fa presto a saltare dall'altra parte, come hanno fatto quasi tutti i proprietari, i baroni
siciliani, e ospita Garibaldi, ospita Emilia, ammazza tutte le sue pecore e gli dà da mangiare. 30 anni dopo, nel periodo narrato da Pirandello, il figlio del giardiniere, partecipando ai fasci del lavoratore, si trova perseguitato. E lui dice questo: fedeli amici mi hanno offerto scampo all'arresto. A Castro mi cercano carabinieri e soldati, come allora i soldati e i gendarmi del Borbone, carabinieri e soldati del Regno d'Italia arrestano a Castro e in ogni paese della Sicilia gli uomini che lottano per l'umano avvenire. Ecco, questa è la sua amara considerazione finale. Gian Andrea, tu invece cosa, un tuo pensiero su Sciascia? Ma io non ho un particolare pensiero su Sciascia, della produzione tra virgolette borbonica, ricordo soprattutto I Pugnalatori, che è, diciamo, a metà tra inchiesta giornalistica e romanzo vero e proprio. Per tornare invece a una letteratura classica, vorrei ricordare, visto se si è parlato di Pirandello e si è ricordato il romanzo, se si è analizzato il romanzo I Vecchi e I Giovani, di grande importanza per le commistioni, diciamo così, personali dell'autore, però d'altra parte, se noi la inseriamo nell'ambito generale dell'opera di Pirandello, è perfettamente coerente alla sua visione pessimistica del mondo. Il romanzo è meno noto di altri più classici come I Fumetti a Pascal o Nessuno e 100.000, però è estremamente interessante perché alcune tematiche vengono messe in luce, e c'è questo sottofondo di tristezza, di disillusione, di sentire il fatto avverso, che ritorna anche in un'altra novella che potremmo definire borbonica per argomento, che è L'altro figlio, che tra l'altro è la novella che apre il film di Taviani dedicato alle novelle per un anno. In questa c'è una visione dell'invasione garibaldina assolutamente negativa. Noi sappiamo che i mille di Garibaldi non furono quegli eroi fulgidi che vengono millantati dalla propaganda, non sarebbe millantati dalla propaganda di regime per un secolo e mezzo, e continuano a essere considerati tale. Soprattutto non erano mille. Al di là del numero, qui la questione è più di qualità che di quantità. E in particolare si racconta appunto di questi dei vari picciotti proto-mafiosi o pre-mafiosi che si affiancarono alle bande garibaldine, e c'è questo personaggio che un'anziana donna che nutre un astio per una persona, per un giovane che cerca di avvicinarla, e cerca di scrivere ai figli lontani che sono partiti per l'America. L'io narrante, diciamo, si avvicina a questa donna perché viene a sapere che lei si sta rivolgendo, chiede di scrivere delle lettere per i figli in America, che non le rispondono, mentre c'è invece l'altro figlio che ha appunto dal titolo dà nome alla novella, l'altro figlio che invece vuole aiutarla, ma lei lo respinge, e finalmente spiega al narrante il perché, il motivo per cui ha astio nei confronti di questo figlio che sembra disposto a fare qualsiasi cosa per stare con la madre, perché è figlio di una violenza carnale che lei ha subito da parte dell'assassino del marito, che aveva anche tagliato la testa al marito e ci aveva giocato a calcio.
l'aveva usata come un pallone. E dopodiché l'aveva violentata, era nato questo figlio che assomigliava così tanto al padre naturale che lei non poteva vederlo e ricordare la violenza subita. Quello che dice all'inizio per spiegare la sua vicenda è: voi lo sapete Acunebardo? E chi è Acunebardo? Quello che diceva che apportava la libertà. Ah, Garibaldi. In pochi tratti, perché la novella è una delle novelle del libro, un anno, quindi è breve, ci sono vari elementi. La necessità di emigrare, che hanno i figli della donna, e di rompere le radici e i contatti con la madre patria. Quindi la tristezza dell'emigrare, sia per chi emigra che per chi rimane e perde i figli che si stacca. La vuotezza della parola libertà di questo Calibardo, Cunebardo Garibaldi, che diceva che portava libertà, ma in realtà, come è stato detto prima, la metafora porta qualcosa di vuoto che non ha una corrispondenza della concretezza. E infine il fatto di dire che i Garibaldini, i mille o quelli che si aggregarono, non erano degli eroi, ma erano sostanzialmente dei criminali. Il fine di Mirandello, a mio parere, non è quello di fare una denuncia storica, ma dare una visione del mondo negativa che segue la sua visione, che è specchio del suo pessimismo, oserei dire cosmico, per riprendere la definizione che si usa per la poesia di Leopardi. Quindi non è una visione politica, però di fatto poi applicata a un episodio del Risorgimento fa sì che ci sia un giudizio molto forte e molto negativo, che sintetizza in poche pagine quello che poi è più ampio invece nel romanzo I vecchi giorni. Mimmo, chiudendo il discorso, il tuo pensiero che anticipo dicendo che di tutti questi bellissimi autori che hai enunciato, io escluderei il Verga, perché non ha un'onestà intellettuale che hanno gli altri, onestamente. Gli altri sono molto più onesti intellettualmente, ognuno nella propria gioia, nel dolore. Invece Verga non vedo questa stessa onestà intellettuale, ma questo è il mio pensiero, che vale meno di zero. A concludere con un pensiero finale, Mimmo, che cosa ci puoi dire? Beh, possiamo citare Settembrini, bellissimo quella frase, quando i suoi alunni si lamentavano: e qui ci trattano male, qui piemontesizzano tutto, e lui disse: tutta colpa di Ferdinando II. Professore, ma perché colpa di Ferdinando II? Perché non mi ha tagliato la testa, a me e a tutti quelli come me. Ecco, io direi che possiamo concludere così. Sì, c'è da dire questo, che tra l'altro ti voglio dire soltanto agli amici, faccio la domanda finale poi a Gian Andrea e poi chiudo con il mio pensiero, a te che piace la letteratura, ti consiglio di vedere le opere che sta pubblicando Vincenzo D'Amico, l'editore, che sta pubblicando delle bellissimi romanzi pre e post unitari, come diciamo prima, apparentemente di secondo livello, ma sono veramente molto belli, che sta mettendo molto l'editoria italiana. Gian Andrea è uno di quelli che comunque collabora molto con Vincenzo e mi può dar forza e credere a quello che sto dicendo in questo momento. Quindi, Mimmo, ti consiglio di vedere la bibliografia che sta trattando a livello di romanzi Vincenzo D'Amico, perché sta facendo delle cose veramente molto molto belle. Gian Andrea, tu che sei un critico, ci hai dimostrato questa sera che sinceramente ci sentiamo, io almeno personalmente, ai tuoi riguardi questa sera mi sono sentito piccolo piccolo, perché effettivamente hai una conoscenza critica del mondo della letteratura, del romanzo, che devo dire, io a un certo punto ho pensato: ma io qua che cosa ci sto a fare?
secondo te la grande stagione del romanzo finisce con questi autori fino alla fine anni 50, o oggi c'è qualcuno ancora che può, o non c'è più niente, c'è qualcuno che può essere paragonato a questi grandi scrittori? Ma guarda, attualmente non vedo grandi novità all'orizzonte. Io sono insomma legato soprattutto come conoscenza alla letteratura dell'Ottocento, e come ho sempre detto quando insegnavo letteratura italiana all'Università Europea di Roma, c'è una differenza tra la tecnica e l'arte. La tecnica in linea teorica perlomeno può continuare a migliorare momento dopo momento, perché si parte da ciò che è stato fatto da altri e si aggiunge qualche cosa per migliorare l'oggetto. Di solito faccio l'esempio della bicicletta, come si è evoluta nel corso degli anni, e decennio dopo decennio la bicicletta è diventata sempre più comoda, più affidabile, più leggera, più performante. Nell'arte non è così. Noi veniamo dopo quelli che hanno scritto La Divina Commedia o I Promessi Sposi, scusami se lo cito, o non è necessario, non per questo, se io mi metto, mentre se io prendo la bicicletta posso aggiungere qualcosa di migliorativo. Non è detto che invece se cerco di scrivere un'opera migliore della Divina Commedia ci riesca, anzi è molto probabile che non riesca a farlo. E così noi abbiamo una stagione del romanzo che ha avuto grande sviluppo nell'Ottocento, e ripeto, non è un caso che per me il più grande autore del secondo Novecento sia Alianello, e Alianello è però paragonato ai grandi dell'Ottocento, non del Novecento. Non è un innovatore, adesso si cerca l'innovazione e i risultati sono quelli che sono, cioè abbastanza deludenti. Ma secondo me, Gianandrea, secondo me sai quanti brillanti scrittori esistono ma sono nella nominato perché non fanno parte dello star system e del cumulo della cultura? C'era un passaggio che racconta sempre la Pellicciari, quando De Gasperi andò da Mattioli, il presidente della banca commerciale della Comit, si spartirono il potere e tutto, diceva: voi fate quello che volete, prendete quello che volete, ma Mattioli disse: noi dobbiamo avere il controllo della cultura, perché la cultura è fondamentale per il pensiero per il pensiero agnostico, come oggi, perché dà l'indirizzo politico e dà l'indirizzo sociale. Oggi l'agnosi vuole la dittatura del pensiero unico, la dittatura del politicamente corretto, e quindi questi grandi romanzieri, questi grandi letterati, questi grandi artisti, si può dire, che sono stati utili, funzionali alla conquista del potere di quello che ce l'hanno oggi, sono stati scaricati e oggi non lo permettono più che possano esistere. Ma anche questo nella musica, nel teatro, nel cinema. Oggi è tutta una melassa, tutta una noia mortale. E io sono invece convinto che ci sono tantissimi penne eccezionali, che però non vengono valorizzate perché andrebbero a scardinare, andrebbero a smontare e andrebbero a colpire la dittatura del pensiero unico e del politicamente corretto. Quindi il controllo della lettura del romanzo è molto importante per l'agnosi. Controllare la cultura vuol dire controllare una buona parte della massa, della popolazione, e conservare il potere. Ma sta finendo anche per loro, Gianandrea, credo che ormai siamo al tramonto di questo potere, che ha raggiunto il potere assoluto qualche decennio fa, ma lo sta perdendo anche velocemente. Comunque io vi ringrazio. Concludiamo dicendo quello che è stato detto all'inizio, che la letteratura è uno strumento importantissimo per educare oppure per fare propaganda. E indirizzare, per dominare. Orwell ce lo insegna, noi stiamo discutendo su questo. La cosa bella è che tutti questi che parlano di Orwell, il 1984, non si rendono conto che sono dei burattini in mano al burattinaio che è chiamato gnosi. Non si rendono conto, cioè una cosa... Vabbè, comunque, tutto ha un inizio e tutto ha una fine. E se si cancella la divina provvidenza che ti permette di guardare in alto
e non guardare in basso come un ruminante, è ovvio che chi è ruminante è destinato a scomparire, ma chi guarda in alto avrà sempre il futuro davanti a sé. Ringrazio Mimmo perché hai avuto questa idea, mi è molto piaciuta questa trasmissione. Forse quello fuori luogo sono proprio io, perché non, di questi temi ne conosco ben pochi, anche se poi sono molto interessato. Però ho preso molto da voi, il mio pensiero l'ho espresso, non come spero che non sia andando troppo a cozzare col vostro pensiero. Mi è piaciuto molto, sono contento di averla fatta con la trasmissione. Come vedete siamo arrivati a un'ora e mezza, ma non mi dispiace, non mi interessa, perché questo noi non facciamo per soldi, ma facciamo per lasciare documentazioni anche ai posteri. E vi ringrazio entrambi, il nostro pubblico vi ringrazia, e come al solito noi siamo sempre un laboratorio culturale autentico, ci piace sperimentare, certo lo facciamo bene, certo lo facciamo meno bene. Buonasera e grazie a tutti. Grazie per l'ospitalità. Grazie. Buonasera a tutti, grazie.